Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e sono qui oggi tornato a farvi vedere un video molto importante. Questo video lo è perché andremo a vedere quello che è uno dei tanti rischi che andremo ad affrontare nel momento in cui inizieremo ad investire. Il rischio di cui andremo a parlare oggi è il rischio cambio. Trading 212, che è il broker che utilizzo io, ci aiuta in questo perché ci fa capire effettivamente quanto il cambio euro-dollaro ha influito sulle nostre performance. Infatti, come potete vedere, questo qua è il rendimento se io avessi comprato tramite dollari e avessi tuttora dollari. Questo sarebbe il mio rendimento del portafoglio, all'incirca 36%. Questo in realtà è il rendimento che ho attualmente, ovvero un 27%. Questo qua è il rendimento reale, ovvero quello che otterrei se io vendessi tutte le mie azioni. Ora, questa differenza è semplicemente dovuta a questo grafico che vi faccio vedere adesso, ovvero il cambio euro-dollaro. Molti di voi probabilmente non sanno come funziona questo, però semplicemente il cambio euro-dollaro è il cambio che avremo nel caso in cui volessimo cambiare appunto le due valute. Quindi, nel caso in cui io con un euro volessi la conversione in dollari, attualmente mi darebbero 1,21 dollari. Quindi se io vado in banca e gli do un euro, loro mi danno 1,21 dollari. Questo però non è sempre stato così. Il tasso di cambio varia tantissimo. Se pensate che già solo quest'anno a marzo il cambio era 1,06, vuol dire che noi prendevamo un euro, glielo davamo alla banca e loro ci davano 1,06 dollari. Capite che su enormi cifre questo cambio fa tutta la differenza del mondo. Ed è per questo che tendenzialmente io ho cambiato tantissimi euro intorno a questa fascia di prezzo qua, cioè quindi tra gli 1 e, vabbè, in realtà l'ho cambiati un po' più basso perché io ho un tasso medio di cambio che sta all'incirca intorno all'1,13-1,14, quindi il mio tasso medio di cambio più o meno è intorno a questo prezzo qua. Considerate che io attualmente ho investito 12.700 euro, ma per questi 12.700 euro ho ricevuto non, adesso vi faccio vedere il tasso di cambio attuale, come vi dicevo non ho ricevuto 15.462 dollari, ne ho ricevuti molto di meno, perché il tasso di cambio a cui li ho cambiati io, diciamo il tasso medio di cambio, è all'incirca intorno all'1,38. Infatti, se noi facciamo il calcolo, io anziché ricevere 15.000 dollari ho ricevuto solamente 12.701 per 1,138, all'incirca dovrebbe essere questo il tasso di cambio medio, ho ricevuto solamente 14.453. Considerate però che se io questi soldi qua li avessi cambiati adesso, cioè quindi all'incirca un tasso di cambio dell'1,22, quindi avessi ricevuto 15.000 dollari e supponiamo che il tasso di cambio torni a 1,13, io questi soldi qua li avrei guadagnati. Ma guardiamo un caso pratico. Come potete vedere, io Coca-Cola ho un prezzo medio all'incirca di 45 dollari. 45,41 dollari, infatti, è il prezzo medio. Il prezzo attuale di Coca-Cola è 48,50 euro, ma come potete vedere, io sono in negativo su Coca-Cola, infatti sto perdendo il 4%. Questo perché? Perché io, per pagare queste azioni in dollari qua, quindi 45,41, le ho comprate quando il tasso di cambio era all'incirca 1,08, per dire anche, una roba abbastanza oscena. Quindi 45,41, per calcolare quanto ho pagato in euro, devo fare semplicemente 45,41 diviso 1,08 e vedo che effettivamente io le ho pagate 42 euro. Però se io vendessi queste azioni qua, quindi a 48,50, ricordatevi 42, eh? Se io vendessi adesso le azioni ad un tasso di cambio di 1,22, quindi dovrei fare 48,50 diviso 1,22, vedete che di fatto io riceverei 39 euro, che sono più bassi dei 42 euro che ho speso io, nonostante le azioni Coca-Cola siano cresciute. Questo è il primo rischio che si incorre nel momento in cui si investe in azioni americane, o comunque azioni che non siano quotate in euro. Come vi dicevo però, il rischio cambio è sì ogni tanto a sfavore e sì ogni tanto a favore. Infatti, se io avessi un'azione che ha performato al contrario, ovvero che io l'ho acquistata a 48,50 anziché 45 e fosse scesa da 48,50 a 45,41 e il tasso di cambio fosse stato invertito, ovvero
io l'avessi comprato a un tasso di cambio di 1,22 e adesso il tasso di cambio fosse a 1,13 o 1,08, per dire, io avrei comunque guadagnato nonostante l'azione abbia performato negativamente. Quindi in questo caso qua, che il tasso di cambio euro-dollaro è salito, per me e per tutti gli investitori che hanno investito in America è stato una abbastanza grande disfatta. Però la cosa che voglio portarvi a conoscenza è il fatto che il trend del cambio euro-dollaro è sempre stato abbastanza ribassista. Infatti questa linea che vedete qua è la trend line del cambio euro-dollaro che ho tracciato io. Infatti, se noi allarghiamo l'orizzonte temporale, possiamo vedere come, se noi mettiamo come base che una candelina sia di un mese, possiamo vedere come il trend sia nettamente ribassista. Infatti, se voi aveste acquistato azioni americane qua all'incirca quando il cambio era 1,60, vuol dire che semplicemente ogni euro che spendevate voi ricevevate 1,60 dollari, cioè tantissimo. Considerate che adesso che il cambio sta a 1,20 avreste guadagnato tantissimi soldi anche se le vostre azioni avessero performato male, cioè se le vostre azioni fossero rimaste piatte avreste comunque guadagnato tantissimi soldi. Perché? Perché se io compro un'azione che per dire vale 1,60 dollari nel 2008, quindi io avessi acquistato un'azione americana che appunto costava 1,60 dollari, avrei speso un euro. E se quell'azione lì fosse comunque rimasta, avesse sempre lateralizzato per 12 anni e fosse rimasta a 1,60 dollari, io attualmente avrei ricevuto non un euro di più, perché se io faccio la calcolatrice, faccio 1,60 dollari diviso 1,22, vedo che avrei ricevuto 1,31 euro. Quindi avrei fatto il 30% di profitto nonostante l'azione fosse rimasta sempre allo stesso prezzo. Questo è il tasso di cambio. Quindi quello che vi voglio dire io è che tendenzialmente comprare azioni USA nei momenti in cui possiamo vedere il cambio si trova in queste zone qua, ovvero in linea con la trend line, possiamo in teoria capire che effettivamente quello potrebbe essere un buon prezzo di cambio. Poi, come vi dicevo, queste qua sono mie valutazioni, quindi considerate che non è sempre stato così. Infatti, se noi avessimo comprato in questo momento qua, in questo momento qua, in questo, avremmo visto mangiare totalmente i nostri profitti, perché avremmo cambiato un tasso di cambio di 1,03 e ora avremmo un tasso di cambio a 1,20. Vuol dire che anche avessimo fatto una performance del 20-30%, ce la saremmo mangiata tutta completamente con il tasso di cambio. Quindi quello che voglio portarvi a capire è che dovete anche considerare questo nel momento in cui iniziate ad investire in aziende americane. Per quello che vi consiglio anche, magari nel momento in cui comprate azioni americane, considerate anche tantissimo il cambio. A mio avviso, un cambio a 1,20 è molto allettante per noi europei, perché ogni azione ci costa meno in euro. Quindi considerate anche tanto questo. Un'altra cosa che però potete fare è, come vi dicevo io, fare un piano di accumulo. Considerando che io ogni settimana investo 100 euro e me li cambio in dollari, io cambierò ogni settimana a dei tassi di cambio diverso. Quindi alla lunga io avrò investito 100 euro ogni volta a tassi di cambio diversi che più o meno si allineeranno con la media storica. Quindi se io ho continuato a cambiare durante questo periodo qua, in cui il prezzo è sempre salito, e ovviamente ci ho perso, perché se io avessi investito gli stessi euro solamente quando il tasso di cambio era questi valori qua, ok, allora avrei cambiato il tasso di cambio perfetto. Però non è che possiamo prevedere l'andamento del tasso di cambio. Quindi quello che vi consiglio io è, se avete intenzione di investire in America, fatelo tramite piani di accumulo, perché diciamo che riducete di tantissimo il rischio cambio o anche eventualmente il guadagno sul tasso di cambio, che è una cosa che non dipende da voi, ma da aspetti macroeconomici. Considerate infatti che nel 2020 la Federal Reserve ha stampato il 22% del totale dei dollari che sono stati stampati in tutta la storia in un solo anno. Quindi è normalissimo che il cambio sia schizzato alle stelle. Quindi fate sempre molta attenzione sul tasso di cambio, non sottovalutatelo. Comunque, come vi dicevo, se voi fate un piano di accumulo in cui investite ogni settimana, ogni mese delle somme facendo il cambio da euro a dollaro, in teoria dovreste limitare gli effetti di
sia positivi sia negativi del cambio. Come vi dicevo, però, potremmo anche ritrovarci in una bull run del cambio euro-dollaro e quindi magari potrebbe anche arrivare per dire a 1,40 e noi ci saremmo mangiati completamente tutti i profitti. Poi magari dall'1,40 potrà tornare addirittura negativo, cioè magari passare a 0,89 e allora lì avremmo guadagnato tantissimi soldi. Quindi fate sempre molta attenzione anche sul tasso di cambio. Io spero che questo video qua vi sia piaciuto, lasciate un like, un commento e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.